Buonasera, andiamo a vedere quali saranno i principali argomenti del telegiornale. Maxi sequestro di droga nel porto di Gioia Tauro del valore di 50 milioni di euro. Doppio incendio nella notte a Catanzaro, a fuoco un'auto nella Pineta. E a Chiaravalle Centrale il nuovo volto di Palazzo Stagliano via le barriere per disabili. A Soverato la storia infinita del depuratore. Soverato pronto al trasferimento, Satriano no. Intanto nasce il coordinamento scuole sicure. Questo è altro dopo la pausa. Apriamo il nostro telegiornale con una triste notizia. La redazione giornalistica e i titolari di Tele Ionio esprimono condoglianze e vicinanza alla famiglia del nostro amico e collaboratore Vincenzo Spasari per la perdita del figlio 17enne Domenico. I funerali si svolgeranno domani alle ore 10 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di Badolato Marina. Terrorismo, maxi sequestro in Calabria di droga del combattente per 50 milioni di euro. Oltre 24 milioni di compresse di droga del combattente per un valore di 50 milioni di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dall'Agenzia delle Dogane. La sezione antiterrorismo della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, infatti, a seguito di indagini svolte dai finanzieri del Comando Provinciale Reggino, in collaborazione con l'Ufficio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro, ha disposto il sequestro di un ingente quantitativo di tramadolo sbarcato al porto di Gioiese, proveniente dall'India e diretto in Libia. L'input investigativo è partito dal secondo gruppo della Guardia di Finanza di Genova, che nell'ambito di un'operazione dello scorso maggio aveva proceduto ad un analogo sequestro nel porto del capoluogo ligure. La vendita al dettaglio del farmaco sequestrato avrebbe fruttato circa 50 milioni di euro, in quanto ciascuna pastiglia sul mercato nero nordafricano e medio orientale viene venduta a circa 2 euro. Il tramadolo è una sostanza oppiacea sintetica, il cui uso è stato ripetutamente accertato negli scenari di guerra medio orientali, tanto da essere soprannominato droga del combattente, essendo questo utilizzato sia come eccitante sia per aumentare le capacità di resistenza allo sforzo fisico. L'operazione si è avvalsa infatti anche della preziosa collaborazione della DEA americana e della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga presso il Ministero dell'Interno e del supporto del Comando Generale della Guardia di Finanza. Andiamo a Castrovillari, ritrovato senza vita il corpo di Gennaro Bifano. Ritrovato senza vita il corpo di Gennaro Bifano, l'anziano castrovillerese di 84 anni che era scomparso da casa sin da sabato scorso. Il ritrovamento del suo corpo senza vita a seguito di affannose ricerche è avvenuto ieri, 2 novembre, ad opera dei vigili del fuoco di Castrovillari, in località Fossa del Lupo, nei pressi di Contrada Cerasuolo, nel territorio di Castrovillari, dove l'anziano si era recato probabilmente dopo aver perduto l'orientamento. L'anziano, come si diceva, si era allontanato da casa ed aveva fatto perdere le proprie tracce al punto da allarmare i familiari, che avevano lanciato subito l'allarme. Le indagini erano partite dalle prime indicazioni relative a un filmato rilevato da una videocamera di sorveglianza che lo aveva ripreso intorno alle ore 2 di notte in via Calabria a Castrovillari, ed era proprio nella parte nord del territorio che l'anziano è stato ritrovato senza vita, ponendo fine così alle speranze di quanti speravano una risoluzione lieta della vicenda. Ha picchiato violentemente la madre, procurandole anche un trauma cranico. Un uomo di 29 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della questura di Cosenza con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I poliziotti intervenuti in casa dell'uomo a seguito di una richiesta dei suoi genitori, dopo aver raccolto le testimonianze della madre e del padre che ha assistito all'aggressione, hanno arrestato il 29enne. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti, si era reso protagonista dell'ennesimo episodio di violenza domestica. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 e portata in ospedale, dove è stato riscontrato un trauma cranico provocato da un colpo ricevuto dal figlio. Doppio incendio nella notte a Catanzaro, a fuoco auto e pineta.
Doppio incendio nella notte a Catanzaro. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio a un'auto al parco Genziana di Mater Domini. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme alle vetture vicine. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. Delle rilievi effettuate al termine dell'operazione di spegnimento, i vigili del fuoco non hanno rilevato alcun elemento che faccia presumere un incendio doloso. In contemporanea, altre squadre dei vigili del fuoco della sede centrale, con supporto di un'autobotte e di un mezzo, sono intervenute per un incendio sviluppatosi all'interno della pineta di Siano, nelle vicinanze della fontana e del parco giochi bambini. Cotronei, controlli e arresti da parte dei carabinieri. La compagnia di Petidia Policastro ha svolto un servizio straordinario di prevenzione generale procedendo al controllo di 75 persone e 65 veicoli, seguito da perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Il servizio viene svolto a supporto anche di articolata attività di indagine avviata a seguito di recenti accadimenti avvenuti sul territorio montano di Cotronei. I militari della locale stazione, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, hanno proceduto all'arresto in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere di un 23enne di Crotone con precedenti di polizia. La misura è stata emessa in quanto l'uomo viene ritenuto responsabile di minaccia aggravata, esplosioni pericolose, porto abusivo in luogo pubblico di arma da fuoco. Viola l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, arrestato un 24enne di Fabrizia. I carabinieri della stazione di Fabrizia, guidati dal maresciallo Giuseppe Pelai e diretti dal comandante della stazione di Serra Giuseppe Grillo, hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Vibo nei confronti di un 24enne pregiudicato. Lo stesso, infatti, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato deferito in quanto in modo reiterato, secondo gli uomini dell'ARMA, avrebbe violato le disposizioni riguardanti gli obblighi. A seguito di ciò, oggi nei confronti dell'uomo sono stati disposti i domiciliari. Nel mese di gennaio di quest'anno il 24enne era stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno e a seguito di numerose e continue violazioni è stato tratto in arresto dai carabinieri di Fabrizia in flagranza di reato. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Marco Minniti, ha deliberato le nomine di alcuni dirigenti generali di pubblica sicurezza. Tra questi il dirigente superiore della Polizia di Stato, Amalia Di Ruocco, questore reggente di Catanzaro, è stata nominata dirigente generale di pubblica sicurezza, permanendo nelle funzioni. Catanzaro, al cimitero monumentale di Via Paglia, scoperta una stela in memoria dei vigili urbani caduti in servizio. Una stela della memoria per i caduti in servizio della polizia locale, quella inaugurata nel cimitero monumentale di Via Paglia dal sindaco Sergio Abramo. Alla cerimonia che si è tenuta qualche momento prima della classica messa per i defunti, hanno partecipato il prefetto Luisa Latella, il questore Amalia Di Ruocco, il comandante del corpo di polizia locale generale Giuseppe Antonio Salerno, il vicecomandante tenente colonnello Amedeo Cardamone, le massime autorità militari e civili della città, il cappellano dei vigili urbani Don Andrea Perelli. Sì, onorare i morti una volta all'anno, almeno credo che sia doveroso da parte anche delle amministrazioni pubbliche. E poi una città che ha dimostrato di essere cattolica, di tenere moltissimo alla fede, credo che sia un esempio importante. E poi oggi per fortuna è anche una bella giornata, quindi abbiamo un'affluenza abbastanza numerosa. In realtà e Procopio erano vigili urbani che sono morti facendo il loro dovere. C'è molta emozione oggi e il Comune giustamente l'ha voluto ricordare. Sì, sempre, li ricordiamo ogni anno, hanno dato la loro vita e credo che sia giusto onorarli almeno una volta all'anno. Abbiamo dedicato anche una stele a loro e soprattutto il comando credo che debba prendere esempio da questi vigili urbani che un tempo erano molto più attaccati, diciamo, alla divisa, oggi un po' di meno devo dire, però stiamo cercando di far ritornare questa tradizione dell'attaccamento alla divisa come era un tempo. Bisogna formare soprattutto la nuova generazione perché altrimenti è un mondo che va a rotole. E quindi dobbiamo riscoprire le nostre vecchie tradizioni, compresa la festa del 2 novembre, la festa del 2 novembre, ma soprattutto la commemorazione del 2 novembre.
ma soprattutto i valori che c'erano un tempo, anche nella pubblica amministrazione in generale, nella politica, nella vita sociale di tutti i giorni. C'è tanta gente che sta soffrendo, vediamo tanta miseria in giro, vediamo tanta crisi che sta mettendo in difficoltà le famiglie. E naturalmente rigettarsi poi nella fede è l'unica, diciamo, via di salvezza che ci è rimasta, l'unica speranza che ci è rimasta. Ecco perché bisogna stare vicino alla gente in momenti come questo. Iniziativa legale della società che vanta un credito di 3 milioni di euro dell'azienda sanitaria Bruzia. Simbolicamente l'avvocato ha chiesto i sigilli per alcuni beni mobili dell'ente. I vertici dell'azienda pagheranno. Una scrivania, un quadro della stanza del direttore generale dell'ASP di Cosenza, anche una penna, il pignoramento mobiliare simbolico che l'avvocato Enzo Paolini, affiancato dall'ufficiale giudiziario, vuole realizzare per soddisfare il pagamento di un debito residuo di 3 milioni di euro che l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza non paga nei confronti della società Sifin. Una storia giudiziaria lunga con un debito di quasi 24 milioni di euro, interessi compresi, che per quest'ultimo residuo non riesce a trovare una pacifica risoluzione. L'avvocato, innescando una conferenza stampa in stile radicale, si piazza in modo nel corridoio comune alle stanze dei dirigenti e spiega: nonostante 4 sentenze esecutive nei confronti di società di intermediazione finanziaria, non intende pagare. L'inadempienza produce un danno di 36.000 euro all'anno, che potrebbe essere usato per l'acquisto di servizi per i cittadini. Ma l'azienda, continua Paolini, consapevole della situazione, continua a non voler pagare il debito e a incrementare l'interesse moratorio. A nulla serve la minaccia di intervento delle forze dell'ordine. Paolini continua: l'avvocato non deve tutelare solo le parti, ma anche tutelare l'interesse della salute pubblica, omettendo consapevolmente un ordine del giudice. A questo punto la prima risoluzione dovrebbe essere quella di rimuovere i vertici dell'ASP. I direttori Mauro e Bruno hanno palesato la loro intenzione di procedere con la delibera di pagamento che estinguerà definitivamente il debito. Assoluzione per due medici nell'ospedale di Soverato. Il Tribunale di Catanzaro, Francesco Pizzi, ha assolto per insussistenza del fatto il dottor Domenico Gregorace, difeso dall'avvocato Salvatore Staiano e rappresentato in udienza dall'avvocato Marinella Chiarella, e il dottor Domenico Comito, difeso dall'avvocato Saverio Pittelli. I due sanitari erano chiamati a rispondere del reato di lesioni colpose in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero omesso la corretta diagnosi e la prescrizione di adeguate terapie in favore di un paziente che nell'agosto del 2011 era giunto nel pronto soccorso del nosocomio soveratese in seguito ad incidente stradale, cagionando in tal modo un aggravamento delle sue condizioni di salute. Ricostruzione questa che tuttavia non ha superato il vaglio dibattimentale. Il Tribunale infatti ha ravvisato l'infondatezza degli addebiti rivolti dalla pubblica accusa ai due medici, prosciogliendoli con formula piena. Andiamo a Chiaravalle Centrale, il nuovo volto di Palazzo Staglianò, via le barriere per disabili. Si sono conclusi oggi i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche a Palazzo Staglianò. Una ditta specializzata ha installato un moderno montascale che d'ora in avanti consentirà l'accesso ai piani superiori anche ai disabili. L'inaugurazione ufficiale è fissata per il prossimo 10 novembre alle ore 15.30 con il taglio del nastro da parte del sindaco Mimmo Donato, la benedizione del parroco Don Enzo Iezzi e un breve incontro a tema nella sala convegni dello storico edificio di Piazza Dante. Protagonista dell'iniziativa sarà l'imprenditore Luciano Principe, che ha finanziato l'intero costo dell'operazione. Un atto di generosità che ha riscosso il plauso dell'intera comunità chiaravallese, in particolare dell'Associazione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare. Il presidente della sezione provinciale, Giovanni Sestito, ha dichiarato: «Non possiamo che ritenerci soddisfatti per il gesto filantropo di Luciano Principe. Questo è un primo importante passo di quel grande progetto avviato dalla UILDM insieme all'amministrazione comunale per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche a Chiaravalle, ostacoli che da sempre hanno impedito la partecipazione delle persone disabili e non solo alle attività culturali e politiche della città. In fondo la crescita economica, culturale e sociale di un paese passa anche attraverso l'integrazione delle persone più svantaggiate. Con l'installazione del montascale si realizza anche il sogno dello scomparso consigliere comunale delegato ai servizi sociali Antonio Macri, componente della commissione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con la speranza che l'esempio di Luciano Principe solleciti altri cuori. Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere delegato in carica ai servizi sociali Bruno Santoro, che ha raccolto con impegno ed entusiasmo
il testimone del compianto Totò Macrì, portandone avanti tanti progetti già avviati. Sì, ecco, questo è un primo grande obiettivo. È evidente che Chiaravalle, con l'abbattimento di queste barriere architettoniche in un palazzo, forse quello più importante che abbiamo a livello comunale, farà un grosso passo in avanti proprio per coinvolgere le persone che effettivamente fino ad oggi non hanno potuto usufruire di quest'aula, di questa stanza. È evidente che noi dobbiamo dare il nostro primo grande ringraziamento al signor Luciano Principe, che di sua spontanea iniziativa e al di là di quelle che sono le sue bandiere politiche e quant'altro ha dimostrato un grande cuore, e quindi non dobbiamo fare altro che dire grazie, ma a nome di tutta la comunità di Chiaravalle. E poi devo far mio le sue parole, quello che conoscendolo lui indipendentemente dall'amministrazione comunale che oggi è presente nel comune di Chiaravalle Centrale avrebbe fatto comunque la stessa cosa. Quindi ripeto, non mi resta che dire altro, grazie al signor Luciano, e speriamo che i lavori adesso possano avere essere celeri e quindi poter usufruire tutti quanti di questa bella aula. Ci fermiamo per una breve pausa. Riprendiamo le notizie e torniamo a parlare del depuratore di Soverato. Il comune di Soverato è pronto al trasferimento del depuratore consortile di località Corvo con il primo lotto dei lavori, ma il comune di Satriano no. Il trasloco della struttura sta diventando una storia infinita, iniziata con il governo del sindaco Raffaele Mancini. Ma l'ecomostro rimane collocato lì. L'attuale localizzazione dell'impianto è di notevole ostacolo allo sviluppo turistico comprensoriale, è infatti ubicato a ridosso dell'arenile in prossimità dell'abitato di Soverato. Il depuratore serve i territori di Soverato, Satriano, Davoli e San Sostene, ne discende una maggiore difficoltà a trovare una soluzione condivisa. I comuni in questione sono assegnatari di un finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale per il Sud, interventi straordinari nel settore fognario e depurativo, finalizzato al superamento delle criticità connesse alla procedura di infrazione. Gli enti coinvolti non possono attingere le casse comunali per questo tipo di interventi così costosi. Lo spostamento del complesso consortile non è sicuramente di facile situazione, primo fra tutti il problema di impatto ambientale. L'inizio dei lavori è stato subordinato ad una valutazione di impatto ambientale che è stata fatta. L'ufficio tecnico del comune di Soverato ha terminato l'iter della procedura di sua competenza e già da luglio scorso l'ufficio tecnico del comune di Satriano ha ricevuto l'incarico di proseguire l'attività. Inizialmente l'amministrazione del sindaco Michele Drosi aveva individuato l'area Santa Tecla come possibile sito satrianese. Successivamente quell'area è cresciuta di valore in termini economici ed è sorto un problema di alto rischio di inquinamento, di falda acquifera, che serve il centro satrianese. È stato individuato, previa valutazione ambientale, un nuovo sito più idoneo ad ospitare la struttura, ossia la zona Ravaschiera. Nel frattempo il comune di Satriano è stato commissariato e la procedura pare si sia fermata. I cittadini soveratesi, specialmente i residenti della zona sud, chiedono lumi su questa nuova situazione di stallo. Del resto il comune di Soverato ha urgenza di bonificare l'area per renderla fruibile e per la realizzazione del porto. Il trasferimento dell'impianto rappresenterebbe un passaggio decisivo per la tutela dell'ambiente dei cittadini di Soverato e per garantire la balneabilità delle acque nella baia dell'Ippocampo Golfo. Nasce il coordinamento scuole sicure. Solo il 4% delle scuole è in regola con la certificazione antisismica, 9 scuole su 10 non hanno il certificato di agibilità ed è enorme la sproporzione esistente tra le responsabilità in capo ai dirigenti scolastici in materia di sicurezza e gli strumenti a loro disposizione. Partendo da questi dati, il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnologico Malafarina di Soverato, Domenico Agazio Servello, presenta il coordinamento Scuole Sicure, a cui hanno aderito 54 dirigenti scolastici della provincia di Catanzaro, su un totale di 58. Dall'Istituto Tecnico Industriale Scalfaro di Catanzaro, che ha ospitato un primo incontro pubblico, una rappresentanza di dirigenti manda un messaggio chiaro. Dovranno essere gli enti locali o il prefetto a dirci che le scuole possono continuare ad essere aperte anche senza certificazioni. Questa iniziativa è nata essenzialmente, l'input è arrivato da condanne di dirigenti scolastici sul problema sicurezza. Poi ci siamo posti il problema, ma lo stato di salute degli edifici scolastici nella provincia di Catanzaro qual è? E abbiamo visto un po' i dati che sono effettivamente un po' preoccupanti. Per quanto riguarda la certificazione antisismica, solo il 4% degli edifici in provincia di Catanzaro è a norma.
quindi corrisponde a circa a 263 edifici non hanno questa certificazione. E cosa più preoccupante è anche il certificato di agibilità. 9 su 10 non hanno il certificato di agibilità. Quindi come dirigenti scolastici, essendo gli unici responsabili in soldoni della sicurezza, ci siamo posti il problema. È giusto far funzionare le scuole non avendo una certificazione di sicurezza sulle scuole? Noi vogliamo porre il problema, non vogliamo creare un coordinamento per creare preoccupazioni, ma vogliamo porre il problema nelle sedi istituzionali. Tant'è che in questa iniziativa di 54 dirigenti su 58, quindi diciamo che c'è la totalità dei dirigenti che ha aderito all'iniziativa, perché è qualcosa che viviamo sulla nostra pelle, abbiamo coinvolto sia l'ufficio scolastico regionale che ci seguirà in questa iniziativa, ma la cosa abbiamo cercato di coinvolgere anche il mondo politico. Noi per giorno 6 a Lamezia abbiamo un incontro con, sono stati invitati tutti e 30 i parlamentari calabresi. Giorno 9, giorno 6 alle ore 9.30 presso il liceo classico fiorentino ci sarà un incontro con i parlamentari calabresi. Allo stato attuale hanno aderito 8-10, io mi auguro che tra le priorità dei parlamentari calabresi ci sia anche la sicurezza di 50.000 studenti e di 6.000 tra personale docente e personale ATE che giornalmente vivono in scuole forse non sicure. Vogliamo che il problema venga posto anche in sede parlamentare, specialmente per quanto riguarda la sicurezza, la responsabilità sulla sicurezza dei dirigenti. Noi vogliamo la responsabilità ma gestionale e organizzativa degli edifici, non certamente quella strutturale che deve essere data agli enti locali. Quindi vogliamo e chiediamo con forza la rivisitazione del decreto legislativo 81 che demanda tutto ai dirigenti scolastici. Noi ogni anno dovremmo adempiere a circa 60 richieste di certificazioni per quanto riguarda la sicurezza. È un peso che non ci possiamo prendere perché comunque dal punto di vista strutturale noi non abbiamo le competenze e né la normativa può darci questa incombenza anche. Assumiamoci la responsabilità per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione della sicurezza, ma non quella strutturale. Stumpo alla guida della Calabria. Alla conquista della Calabria, il Movimento Democratici e Progressisti ha deciso di sferrare l'attacco per acquisire più spazi possibili all'interno della sinistra calabrese. In questa direzione vanno le iniziative messe in cantiere da MDP. La prima iniziativa, secondo quanto riferisce il coordinatore nazionale del movimento Nico Stumpo, è prevista per il prossimo 13 novembre con la presenza in Calabria di Pierluigi Bersani. Sarà a Catanzaro e a Reggio Calabria. Subito dopo le feste natalizie Bersani scenderà di nuovo in Calabria per incontrare il popolo di sinistra di Cosenza e Crotone. Stumpo esprime soddisfazione per l'adesione al suo movimento di Arturo Bova, presidente della Commissione regionale antimafia. Stumpo racconta poi che è stato aperto il dialogo con gli altri consiglieri regionali per il loro passaggio. Sono due. A questa domanda risponde, anche più di due. Al momento si dialoga perché non sono pronti a fare il passo. Arrivano notizie anche di un interessamento di quadri dirigenti del Partito Democratico per MPD. Verso il PD i malumori sono tanti, anche se prima di fare il passo si vuole capire in che direzione spiri il vento degli elettori. Un primo punto si potrà fare subito dopo il voto in Sicilia, dove il PD non gode di buona salute, almeno stando ai sondaggi. Malumori ci sono anche per come vanno le cose alla Regione Calabria. C'è la prospettiva che tanti mangeranno il panettone con MPD e la svolta potrebbe esserci con l'entrata nel vivo della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento. Cambiamo argomento, riaperta la tratta ferroviaria Soveria-Mannelli-Catanzaro. La riapertura della tratta ferroviaria Soveria-Mannelli-Catanzaro è un fatto di vitale importanza per la mobilità dei calabresi che vivono nelle aree interne di questo comprensorio. Ieri il presidente Oliverio è partito dalla stazione di Soveria-Mannelli insieme ai vertici della società Ferrovie della Calabria e ai sindaci dei comuni attraversati dalla linea ferrata per raggiungere la stazione di Catanzaro. Riparte stamattina il treno a Soveria Catanzaro. Noi abbiamo scelto di non abbandonare le ferrovie, abbiamo scelto invece di rivalutare e di riqualificare
il sistema di mobilità su ferro. Proprio per questo abbiamo investito perché appunto la frana non diventasse motivo di abbandono di questa ferrovia. Abbiamo realizzato in tempi brevi, relativamente brevi, questo lavoro. Vi annuncio che abbiamo commissionato uno studio di fattibilità su questa ferrovia, sulla Cosenza-Catanzaro, su questa ferrovia, che presenteremo a breve, nelle prossime settimane, perché è stato concluso questo lavoro, che nelle more di questa di questo lavoro, di questo studio, abbiamo destinato risorse importanti al tratto da Soveria a Catanzaro e al tratto da Marzi a Cosenza, perché queste sono due, diciamo, praticamente tratti fondamentali che sicuramente devono essere prioritariamente attenzionati per un investimento di velocizzazione e di ammodernamento. Abbiamo destinato 53 milioni di euro che abbiamo programmato nelle risorse che abbiamo nel programma che abbiamo sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture. Ci sono 53 milioni di euro già disponibili, già praticamente nella disponibilità nostra, che dovranno essere e saranno utilizzati per velocizzare questa tratta ferroviaria e per renderla appunto competitiva, perché altrimenti diciamo, teniamo una tratta che è solo praticamente dal punto di vista amatoriale, ma noi non vogliamo fare questo, noi vogliamo renderla un servizio competitivo per la mobilità delle persone. Quindi queste risorse saranno utilizzate a breve, proprio questo chiedevo prima al dottore Lofeudo, a breve saranno praticamente attivati i lavori, nel 2018 saranno fatti i lavori di velocizzazione di questa e di messa in sicurezza di questa tratta ferroviaria. Poi abbiamo altri investimenti che saranno programmati sulla programmazione nazionale, sui programmi ministeriali nazionali che noi abbiamo concertato con il Ministero per appunto innovazione tecnologica eccetera lungo tutta la tratta. Devo dire che stiamo sbloccando, possiamo dire che abbiamo già sbloccato a livello ministeriale le risorse sulle due frane che insistono sul versante cosentino, Marzi, eccetera, per anche lì accelerare perché possa essere riattivata l'intera tratta ferroviaria. Noi abbiamo scelto di spostare l'asse della mobilità sul ferro. Non è un caso che abbiamo deciso di fare questo studio di fattibilità e destineremo risorse ulteriori perché le due metropolitane, quella di Catanzaro che partirà, i cui lavori della galleria partiranno a breve, il cantiere è stato già organizzato, partiranno a breve, spero prima della fine dell'anno, i lavori della galleria sulla metropolitana di Catanzaro Centro Germaneto e i lavori di quella di Cosenza Università della Calabria, che si collegano a questo asse ferroviario. Ecco perché noi pensiamo di fare di questo asse ferroviario il raccordo tra le due metropolitane, perché la mobilità possa avvenire dall'Università della Calabria a Germaneto, con tutto quello che significa dal punto di vista delle implicazioni che ha questa cosa. Quindi una scelta chiara sul ferro, sulla mobilità su ferro, perché se noi renderemo praticamente anche in termini di tempi di percorrenza competitiva questa ferrovia, la mobilità tra due aree urbane importanti, che sono quella di Cosenza, Rende Università, e quella della città capoluogo di Catanzaro, e praticamente noi sposteremo una buona parte della mobilità su una vera e propria metropolitana, perché noi pensiamo, nella nostra idea c'è proprio quello di fare di questo asse una metropolitana di superficie, praticamente. Catanzaro convegno le due ruote al servizio delle forze di polizia.
L'assessore allo sport Giampaolo Munga ha inaugurato il convegno Le due ruote al servizio delle forze di polizia, organizzato dal motoclub d'epoca Catanzaro con il supporto del comando di polizia locale. Presente anche una delegazione di studenti delle scuole medie della città che hanno ammirato le moto d'epoca del Museo dei Vigili di Catanzaro, esemplari restaurati e inseriti nel registro storico della Feder Motociclo. Questa è una delle tante iniziative che non solo valorizza quello che in città è un club di moto storiche importantissimo, ma soprattutto riporta in piedi quello che è il tema non dei ricordi soltanto, ma della continuità su quello che è il Museo Storico della Polizia Municipale, sulle moto che questo Museo Storico ospita, e grazie al Motoclub, perché va detto che se questa manifestazione è stata ben organizzata e ben riuscita, oltre a quello che noi come amministrazione comunale abbiamo fatto, lo dobbiamo a loro. Quindi ancora una volta quella che è questa sinergia forte tra Federazione, Motociclisti Italiani, abbiamo qui i vertici della Federazione, del Presidente del Comitato Regionale, quindi ancora una volta la città di Catanzaro al centro di quelle che sono iniziative non solo sportive ma anche educative e storiche, e questo lo dobbiamo, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, a quello che è la collaborazione con la Polizia Municipale e il Motoclub Storico di Catanzaro. È il terzo convegno che organizziamo qui a Catanzaro, e in questa giornata qui la organizziamo all'interno del Museo della Polizia locale di Catanzaro. È un momento molto importante per noi come motoclub, perché abbiamo lavorato tantissimo affinché questa manifestazione avesse una riuscita e un'immagine sportiva del nostro motoclub e della Federazione Motociclistica Italiana. E oggi c'è l'epilogo finale, c'è questo convegno dove oltre all'assessore Mungo che ci ha dato il patrocinio del Comune di Catanzaro, abbiamo presente il vicepresidente della Federazione Motociclistica, Vittorio Angela, c'è anche il coordinatore nazionale della Federazione Motociclistica, Salvatore Pascucci, che ci segue per quanto riguarda i nostri convegni e le nostre manifestazioni d'epoca, e poi in più c'è il Presidente del Comitato Regionale, Gio Piromalli, che oggi sono qui appunto per avere un connubio e un significato molto, molto legato col Comune di Catanzaro e la Polizia Locale. Allora, questa è una manifestazione che non parte da oggi, ma parte da circa 2 anni fa. È stata costruita dietro l'input della Federazione Motociclistica Italiana, perché ha notato che il Comando di Polizia Locale di Catanzaro ha 7 moto di interesse storico collezionistico, e quindi ha preso l'impegno di iscrivere al registro storico. È un avvenimento importante, infatti è sceso il vicepresidente nazionale della Federazione Motociclistica Italiana, il referente del registro storico nazionale, coordinatore Salvatore Pascucci, e noi del Motoclub d'epoca Catanzaro, che con i nostri sforzi, perché noi premettiamo che siamo un'associazione senza fini di lucro, abbiamo lavorato per circa 2 anni sul territorio con l'aiuto del tenente colonnello Basile a creare questa manifestazione. Speriamo che venga riconosciuto al motoclub i meriti di questa grande manifestazione, perché fa conoscere alla città che i vigili urbani, ex vigili urbani, la polizia locale ha un bel museo e delle moto storiche che forse nessun altro comando di polizia locale possiede. Prima di chiudere, una nota di sport: viola all'orizzonte un mini ciclo terribile. Scafati in casa, Legnano fuori, poi Eurobasket e doppia trasferta BL Latina. Si apre un altro mini ciclo terribile per la viola, che deve mantenere la media inglese per non perdere contatto con le posizioni che contano. La ripresa è stata incoraggiante grazie alla presenza di Chris Roberts, tornato in gruppo dopo 2 turni forfè, e quasi certamente presente nella sfida di domenica all'ex Marco Ammanato. Una delle protagoniste del campionato, secondo forza torneo dietro Casale Monferrato, che al cospetto della viola in casa propria non aveva fatto questa grande impressione di forza tecnica. Bisognerà stare attenti ai campani in questa stagione, già corsari in 2 occasioni.
Striscia aperta di 4 successi consecutivi e vogliosi di bissare il colpaccio dello scorso anno al Pentimele. Intanto la società Nero Arancio chiama a raccolti i tifosi, dando seguito alle intenzioni di coinvolgere sempre maggiormente nuovi tifosi, possibilmente più giovani, che gli ultimi studi sociologici dicono preferire più pallacanestro che altri sport. In tal senso gli studenti di tutte le scuole superiori di Reggio Calabria potranno beneficiare per la partita Met Extra Reggio Calabria Scafati, in programma domenica 5 novembre alle 18 al Pala Calafiore, di una promozione a loro dedicata, esibendo sia in biglietterie che all'ingresso del Pala Calafiore il tesserino identificativo della scuola e il proprio documento d'identità. Tutti gli studenti potranno acquistare al costo di 5 euro un biglietto valido per il settore tribuna, secondo anello. Intanto sul fronte del conflitto curva società pare si stiano aprendo nuovi spiragli di dialogo per lasciarsi alle spalle qualche incomprensione o atteggiamento dettato dall'emotività. È stato fissato un incontro tra le società e i tifosi più caldi e passionali nell'unico interesse della Viola, per il quale entrambe le parti possono fregiarsi di autentico e unico attaccamento. Bene, con questo è veramente tutto, a me non resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento alle prossime edizioni. Buonasera.